Ciao amici, ciao, bentornati sul canale. Ebbene, ebbene, ho fatto già vedere su Instagram, passo passo, ogni volta che mi arrivava un ordine, i libri che ho acquistato. Però penso che oggi questo sarà proprio il clou, metteremo un punto sugli ordini, sugli acquisti che ho fatto di Breschi, perché basta, ve lo prometto, da settembre a dicembre non acquisterò più nulla perché ho una montagna di libri da leggere, di cui ho un altro ordine che mi deve arrivare, e in più spero che il mio ragazzo mi compri un libro, ma bando alle ciance, perché me ne mancano. Io non so più dove mettere i libri. Rendetevi conto, non so più dove metterli in casa. Comunque, ragazzi, iniziamo. Non mi soffermerò troppo tanto sulle trame. Uno, perché devo dirvi la verità, ad alcune proprio non me le ricordo e addirittura ad alcune proprio non le ho lette le trame. Cioè, mi sono basata a fiducia, sono andata sulla fiducia in base a consigli di persone della quale mi fido e quindi non ho proprio neanche letta la trama. Però ve li faccio vedere. Ovviamente, allora, faccio un disclaimer. Tutti i libri che vedete li ho acquistati con i miei soldi. Non mi ha pagato nessuno, non mi sono arrivati da nessuna parte regalati o quant'altro. Questo video non è per fare vedere quanti libri ho acquistato, quanto sono bravo, eccetera, ma magari per farvi conoscere come è successo a me, poi vi dirò. Degli autori che magari prima non conoscevate o che non avete mai sentito parlare, perché a me è successo, quindi ecco perché vergognarsi. Ragazzi, iniziamo veramente perché voi non sapete, ma vicino a me ho penso una pila altissima e prima che crolla tutto iniziamo, anche perché poi una volta che vi faccio vedere non so neanche dove metterli. Iniziamo. Allora, inizio dal prossimo che leggerò. Uno dei prossimi proprio che leggerò, ne sono sicurissima. Sto parlando di Philip Roth, L'animale morente, edito da Einaudi, pagato 10 euro, contentissima di averlo recuperato perché voglio cercare di leggere qualcos'altro, sempre di più di Roth, perché l'approccio è stato negativo, però io sono molto curiosa sull'autore e voglio leggere altro. Questa narra la storia, penso, ossessiva di un uomo molto grande per la propria studentessa, per la propria scolara, come si dice? Alunna, esatto, molto più giovane di lui. E il tutto sfocerà in non so cosa, non lo so, quindi sono molto curiosa anche per sapere, a parte la storia, ma proprio per entrare ancora di più nello stile di Roth. Poi, andiamo sul psicologico, sì, sul thriller psicologico, La verità di Amelia, di Kimberly McGrath. Allora, io so questo che si parla di doppia o tripla o quadrupla personalità. A me questo argomento ha sempre molto affascinato, veramente. Una stanza piena di gente, forse sono stata l'unica che non l'ha apprezzato, forse sì, l'unica in tutta Italia, in tutto il mondo che non l'ha apprezzato, a me non è piaciuto particolarmente. Mi voglio buttare su quest'altro sperando che vada meglio. Il prezzo di copertina è di 12 euro, edito dalla Tea, è scritto grande, quindi ce la dovremo fare, non è neanche tanto, tanto lungo. Poi, un ragazzo su Instagram mi ha consigliato di approcciarmi alla Mazzantini, alla scrittrice Mazzantini, e mi ha consigliato un testo in particolare che non ho trovato, però ho trovato Venuto al mondo. È un'edizione molto vecchia, l'ho preso da libraccio, prezzo di copertina 14,50 euro, però l'ho pagato di meno perché ovviamente è usato, scritto grande. Non so di cosa parla questo libro, sinceramente, mi è stato accennato, ma non me lo ricordo. Andrò così. Così. Bene. Non andrò così invece su un testo che ho dovuto ordinare perché lo stavano ristampando,
in una nuova edizione. Anche qui per me è il primo, no, il primo, bugia, è il secondo libro che leggo dell'autrice. Lessi anni fa, lettera a un figlio mai nato, a un bambino mai nato, un figlio, un bambino mai nato. Non mi piacque per niente quel libro, l'ho detestato, però non per questo devo denigrare un'autrice fantastica come appunto è la Fallaci. In questo caso ho voluto prendere un uomo. Molto curiosa, un bel mattone, ma scritto grande, prezzo di copertina di 13 euro, edito dalla Burr, Best Burr addirittura. Vedremo come sarà. Io ovviamente, senza che ve lo sto a dire ogni volta, se avete letto qualcuno di questi libri, fatemelo sapere giù nei commenti, oppure su Instagram, che io sono molto attiva, fatemi sapere perché sono molto curiosa di sapere soprattutto quante volte ho dovuto sapere cosa ne pensate. Poi, altra autrice di cui sono molto molto curiosa è italiana. Simona Sparaco, tra l'altro romana, ho voluto prendere Nessuno sa di noi, una storia bellissima, molto allegra, sì, sicuramente è agghiacciante questa storia, molto molto triste, parla praticamente della scoperta, una coppia scopre che il bambino che stanno aspettando ha dei problemi e loro preferiscono, devono praticamente decidere che deve abortire se non erro. Io lo so veramente a grosse linee proprio perché non voglio tanto entrare nella trama. Secondo me entrare alcune volte, entrare troppo nelle trame ti fa perdere un po' la curiosità, la bellezza del libro. Ecco, io l'ho detto veramente molto male la trama perché è quello che mi ricordo. È un tema questo che a me sta molto molto a cuore. Non vi dico le motivazioni, ma a me sta molto a cuore. Molto curiosa, ho sentito pareri molto positivi su questo testo. Se l'avete letto, ovviamente fatemelo sapere. Edito dalla Giunti, prezzo di copertina 7,90 euro. Il font è medio piccolo. Andiamo avanti. Poi ho voluto prendere un classico che io non mi vergogno a dirlo, non ho mai letto. Di classici nella mia vita ne ho letti quando andavo a scuola, quando ho frequentato le superiori, ma lì mi sono fermata, non ho più proseguito nell'età poi adulta a leggere altro di classico e mi vergogno un macello, non aver mai letto, non picchiatemi, di Dostoevskij, Delitto e Castigo. Mi è arrivata una copertina orrenda, bruttissima. Io ho scelto un'altra, non capisco di braccio, non so il prezzo di copertina, non me lo chiedete perché non c'è scritto. È scritto piccolo ma molto marcato, quindi va bene così, però un bel mattoncino. Io volevo un'altra copertina, c'era un bel figo davanti e io praticamente volevo quello. Mi è arrivato questo schifo, però va bene, neanche in ottimissime condizioni. Ce lo facciamo piacere, l'avete letto? Fatemi sapere. Ripeto, non vi sto a dire tanto tanto la trama. Poi, ho acquistato nelle Marche quando ero in vacanza di Charlotte Link La casa delle sorelle. Io questo mi sembra che mia madre ce l'ha. Non mi ricordo di averlo letto. Non mi ricordo. Charlotte Link era una delle mie autrici preferite, poi l'ho un po' lasciata nel dimenticatoio. E questo, se non sbaglio, è un più romanzo che un giallo. Si è cimentata nei gialli, ma secondo me Charlotte Link non è portata per i gialli. Comunque, prezzo di copertina 12 euro, edito dalla Tea, carino, un bel mattoncino, scritto grande. Sì, non lo so quando lo leggerò, però sicuramente conosco lo stile di Charlotte Link, quindi so di cosa parlo, che insomma è importante sapere di cosa si parla, voglio dire, quando ci si approccia ad un'autrice. Se già abbiamo letto altro di suo, già sappiamo se ci può piacere o meno. Intanto qui il castelletto, la montagna qui aumenta e tra un po' sentirete un botto, penso che, non lo so io, va bene.
Come annunciato su Instagram, mi sono innamorata di Iren Nemirovsky. Mi è piaciuto veramente tanto Jezabel, l'ho trovato avvincente, la storia molto intrigante, una prosa molto scorrevole, poi la storia, ripeto, molto, molto forte, non mi dilungo, ho voluto prendere altro di suo, e il suo romanzo più acclamato, più famoso, dagli Adelphi, ho voluto prendere Suite francese. Prezzo di copertina 11 euro, scritto piccolo. Vedremo, questo aspetterò penso l'inverno quando usufruirò del mio bigliettino ingrandito da tavola per poterlo leggere, perché secondo me è scritto veramente troppo piccolo. Comunque, troppo curiosa di leggere altro della scrittrice. È scrittrice che ha avuto un vissuto, una vita veramente molto particolare, molto tormentata e tanto di cappello davvero. E quindi niente, ho voluto acquistarlo. Andiamo avanti. Un'altra autrice che amo, adoro, proprio dopo aver letto due ormai dei suoi libri, Amabili Resti e Lucky, di Alice Sebold, La Quasi Luna. Questo piccolino da libraccio l'ho preso a 9 euro, ma anche meno l'ho pagato, mi sembra sui 4 euro. Usato, è una, ripeto, una delle mie scrittrici assolutamente preferite. Non so la edizione EO, ma un'edizione EO, molto vecchia, perché veramente il suo logo è diverso. È scritto piccolino, ma vedremo. Adoro questa scrittrice, ripeto, me ne sono innamorata dopo aver letto Amabili Resti e soprattutto Lucky, che comunque ci parla sempre della storia dell'autrice. Io non so voi, ma io ho non sempre, quasi sempre, mi piace molto sapere dell'autore, autore barra autrice, in generale, sapere la sua vita, sapere dove è nato, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, quando ha iniziato a scrivere, il suo vissuto, perché da lì si riesce, secondo me, a entrare molto di più nei romanzi. Dell'autore stesso, di quell'autore che ha scritto determinati testi, determinati libri. E molte volte mi è capitato di non acquistare nulla basandomi sulla vita dell'autore stesso. Non mi chiedete chi fosse l'autore perché non me lo ricordo, ma non mi piaceva la sua vita, quindi non acquistai nulla di suo, nonostante scrisse, aveva scritto abbastanza. Bene, andiamo avanti perché non è finita qui. Poi ho preso di Bartlett, o Bartlett, Alicia, mio caro serial killer della Sellerio. No, sorrido perché questa storia secondo me è molto carina. Penso che la leggerò ormai il prossimo anno d'estate perché secondo me è molto 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 carina e non seriosa, nonostante mio caro serial killer appunto possa parlare di delitti e quant'altro. Edito appunto dalla Sellerio, casa editrice che io adoro, soprattutto dopo che ha sfornato una vita come tante, tranquilli, non ci ricalco sopra. Prezzo di copertina 14 euro, io l'ho pagato con una scontistica del 25, era scontato 25, quindi l'ho pagato 12, no, che dico, 10 euro mi sembra, sì, mi sembra di sì, 10 euro. Reggi colonnina. Il font, scusatemi, il font è comunque piccolino. Poi, di Larry McMurtry io mi sono innamorata follemente dopo aver letto Lance and Dove e quindi volevo leggere altro di suo. Non ditemi la trama perché non la so. Bugia perché un pochino la so. È un simil giallo questo, l'ultimo spettacolo. E molto curiosa di leggerlo. Medio piccolo il font, prezzo di copertina 16 euro. Ah, io ci tengo a dire una cosa, ragazzi: questi non è che li ho presi tutti in una botta, cioè non è che li ho presi. Questi sono. È un book haul di all'incirca 2 mesi e mezzo. Sì, 2 mesi e mezzo, anche perché il libraccio prima che ti manda i libri, passa ultimamente, ne passa veramente tanto. Comunque il libro è breve, penso di potermela sbrigare abbastanza presto. Primo scatolone, ragazzi, terminato bene.
Ok, buttiamo, lanciamo. Poi, dell'edizione ad Elf ho voluto prendere di Austin Wright, Tony e Susan. Questo mi è stato consigliato da Eleonora, Miss Tortellino, che seguo anche su Instagram, oltre che qui su YouTube. E niente, sono molto molto curiosa la storia di questa donna, di Susan, che riceve a casa tramite posta la lettera, un romanzo, diciamo, rilegato del marito. Dove praticamente in questo romanzo c'è scritta tutta la loro storia, da quando si sono conosciuti fino a che si sono separati. Quindi riceve a casa, in realtà il romanzo parla bene Jessica del suo ex marito. Cosa si nasconderà dietro questo arrivo, no? Di questo romanzo? Vendetta? Delitti? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Comunque è scritto grandicello. Medio grande, il prezzo non c'è scritto, quindi neanche me lo ricordo, ma vedremo, insomma, merito ad Elfi, vedremo. Molto bella, tra l'altro, la copertina. Questa mi piace, di come mi è arrivata. Bella. Andiamo avanti. Poi, qui andiamo su western, di John Williams. Butcher's Crossing. Questo invece è stato consigliato da Cristina. Ciao Cristina, la mamma lettrice qui su YouTube e su Instagram, vi invito assolutamente a andarlo a seguire. È un western, non ne so di più. A lei è piaciuto tanto e quindi io mi fido ciecamente e quindi l'ho preso proprio a scatola chiusa. Quindi Cristina, veramente, cioè, ti vengo a cercare a casa se non mi piace, se non mi è, se veramente non dovesse piacermi. No, va bene, io mi fido tanto, è scritto anche. Non piccolissimo, quindi ci sono, poi guardate, cioè ci si fa anche perché non è un mattonazzo, mattonazzi sono altri ragazzi. Fidatevi, ve ne farò vedere uno che veramente quello è un mattonazzo. E, comunque veramente, veramente carino, come bellissima è la copertina, ovviamente, quando ci sono i cavalli. Jessica, arriva! Poi, una storia, invece qui torniamo un po' sul serioso, di un bambino ebreo. E questo infatti è uno dei tanti motivi che mi ha spinta a acquistare questo romanzo, Harry Bernstein, Il muro invisibile. Questo. Ah, ok. Ci mancava solamente che non riprendevo. Bene. Sempre da libraccio, 4,90 euro l'ho pagato, usato. È scritto piccolino, ma non vedo l'ora veramente di immergermi in questa storia, perché è una storia comunque sia familiare, ma che. Il tutto si incentra intorno alla vita di questo bimbo, quindi sono veramente molto molto curiosa. Poi, di Thomas Hardy ancora, troviamo Thomas Hardy, è un autore classico, dico ancora perché i classici sono prorompenti ultimamente nei miei acquisti e quindi ho voluto anche buttarmi alla scoperta di questo autore che non conoscevo. L'ho scoperto grazie al video di una ragazza, ma non fa più video, mannaggia. Lei l'ha descritto in un modo talmente bello, con toni talmente entusiastici che io l'ho comprato veramente a scatola chiusa, ho letto pochissima trama e tanto che vi dico la verità, ne ho presi altri. Proprio perché le trame di Thomas Hardy, le storie, hanno qualcosa di meraviglioso, secondo me. Sto parlando comunque in questo caso specifico, Tess dei D'Urberville. Eccolo qua. Questa è l'edizione della Burr. Prezzo 10 euro, quindi modestissimo. Bella anche la copertina, devo dire. Mi piace abbastanza. Scritto medio, né grande né piccolo. Molto molto carino, non vedo l'ora veramente di entrare in queste storie che si sì, trattano d'amore ma anche di donne un po' tormentate. Anche il mio passato, le mie vicissitudini un po' ci fanno pensare questa cosa, comunque. Altra storia un po' particolare, ne ho sentito parlare di libri come il pane? Non mi ricordo, o sul canale di Martina. O sul canale di Claudia, non mi ricordo, comunque di Zadie Smith, Denti Bianchi.
Questo purtroppo devo dire a me che è scritto molto molto piccolo e dovrà attendere parecchio. La storia di due coppie. Queste coppie sono formate da persone di cultura completamente diversa, londinese, musulmani, molto molto curiosa. Quindi si incontreranno e sono molto curiosa cosa nascerà poi. L'ho sentito parlare anche da Teresa, però lei l'ha dato via e, senza averlo letto. Io capisco perfettamente anche le motivazioni perché mi è capitato anche a me di mettere via, vendere addirittura anche libri che non ho letto. Capisco perché alle volte può anche passare l'interesse in merito ad un libro specifico. Poi, siamo addirittura arrivati, ne mancano quattro, ragazzi. Poi, Un giorno perfetto di Melania Mazzucco. Questo mi è stato consigliato sempre da un ragazzo su Instagram, prezzo 12,90 euro, sempre della Burr, scritto piccolo, ma il nero è molto marcato, quindi da un lato è positivo. La copertina non mi piace. Un giorno perfetto, è un eufemismo secondo me, perché narra comunque la storia di un uomo che ha perso tutto, moglie, figli, quindi, cioè, boh. E deve ricominciare il lavoro, quindi cioè deve ricominciare tutta la sua vita, deve ricominciare tutto da capo. Molto curiosa di leggere anche questo, l'ho preso usato, edizione un po' vecchiotta, ma vedremo anche questo. Ecco, arriva il mattonazzo di cui vi ho parlato poc'anzi. Questo è un vero mattonazzo di più di 1000 pagine, se non sbaglio. No, sono 800, pensavo di più. Quello che dovrò prendere dello stesso autore è di più, credo. Ne vorrei prendere altri due dello stesso autore. Allora, vi racconto questo aneddoto. Io ultimamente non riesco più ad amare, più ad apprezzare i giallisti italiani, i giallisti americani, i giallisti inglesi, i giallisti scozzesi, ne ho letti di tutti. Non me ne sta piacendo più uno di giallo, poliziesco, quello che volete voi. Ho sentito parlare da una ragazza qui, qui su YouTube, vi lascio il nome del canale, ora non me lo ricordo, non mi sovviene, perdonami, che tra l'altro seguo da poco, ha buttato fuori quest'autore, io me ne sono letteralmente innamorata, aprite le orecchie, senza aver letto niente di suo. Non lo so, sapete quelle cose a pelle come mi è successo anche ultimamente riguardo di una ragazza? Abbiamo tante cose in comune con quella ragazza, ma va bene, è diventata un'amica molto speciale e spero che tutto si rafforzi e cresca sempre, si rafforzi sempre di più. Comunque, l'autore in questione, comunque questo è capitato, amore a prima vista, poi quando vedi i mattoni io così mi innamoro, nonostante ho problemi di vista. Nonostante la vista mi abbandonerà, io ho problemi ho problemi, sì, ho problemi tanti, mentali sicuramente. Ho un amore proprio spasmodico per i mattoni. Sto parlando di Wilkie Collins. Questo acquistato oggi, 18,50 euro, edito dalla Fazzi Editore, che io sappia è stata la Fazzi che le ha ributtati fuori, io la ringrazio. È un bel mattonazzo, scritto medio, quindi anche un po' piccolino. È un giallista classico, molto vecchio, nel senso che è un autore, è stato dichiarato il primo, uno dei primi giallisti addirittura, di quelli che hanno scritto di delitti, di omicidi, il primo in assoluto. E io sono troppo curiosa, io vengo da Agatha Christie, vengo da quel genere lì. Io ero innamorata di Agatha Christie, ho letto tanto e quasi tutto di Agatha Christie, poi mi sono buttata nei contemporanei, no, come si fa di solito, e si abbandonano le meraviglie. Io credo che questo romanzo sia una meraviglia. Dello stesso ho ordinato un altro libro e spero che il mio ragazzo me ne acquisti un altro, che ho occhiato proprio oggi alla libreria dove ho acquistato questo. Non potevo acquistare tutti e due a prezzo pieno, sarebbe stato veramente una fucilata per me, però anche perché ho fatto anche spesa, eccetera. E
Bello, non vedo l'ora di leggerlo e credo proprio che io anche la donna in bianco, che pensare all'ignoranza, non pensavo fosse stato scritto da lui. Pensate, però credo che voglia iniziare proprio da questo. Vedremo, vedremo. Ora, devo sistemare dei libri da una parte e prenderli e prendervi gli ultimi due. Arrivo. Eccoci qua. Sempre sulla scia dei gialli ho voluto prendere lo strano caso di Harry Girard della Sillerio, anche questo l'ho preso scontato del 25%, prezzo di copertina 18 euro, ma stava, ripeto, stava scontato al 25%, questo l'ho preso alla Mondadori se non sbaglio, è un giallo risolto, da quello che io sappia, appunto lo strano caso, comunque si parla di un delitto. Ma è stato risolto di tribunali. Io ci sguazzo in queste cose. Mi piace moltissimo la storia. Scritto grande, quindi va benissimo. Ultimo, ma non ultimo per importanza, mio padre per le vacanze mi ha dato dei soldi. Io ho speso questi soldi ovviamente per un libro che bramavo da un po'. Quindi, vabbè, una parte ci faccio spesa perché mi ha regalato dei soldi, no? E con l'altra, ovviamente, se riesco a trovarlo, compro un gioiello perché costa un po', costa 22 euro di McMurtry, Le strade di Laredo. Guardate quanto è bella! Oddio, non si riesce a vedere quanto è bella la copertina. Cioè, bellissima la copertina. Costa tanto, costa 22 euro, io a prezzo pieno non me la sentivo di acquistarlo. È, diciamo, un pseudo continuo di Lance and Dove. Io ho amato Lance and Dove, è sul genere western, quindi parliamo di letteratura americana western, una letteratura che io pensavo neanche esistesse. Io che incantata da questo genere di storie, grazie a mio padre, perché mio padre è appassionato di western, ma di film western, quindi io tra i film western e cavalli e quant'altro, comunque mi sono innamorata di quel genere. E non pensavo esistesse anche in letteratura. E quindi ho iniziato e vorrei continuare appunto a leggere anche altro. Le strade di Laredo è appunto il continuo di Lance and Dove. Allora ragazzi, non so, ecco, scusa, io non so quanto sia durato il video. Spero che vi siate un po' divertiti con me a sviscerare un po' questi testi. E niente, io sto morendo letteralmente di caldo, ma va bene così. Fatemi sapere, come già vi ho detto, se avete letto, se avete nella vostra libreria qualcuno di questi libri, se ne vorrete leggere, se... Come non detto, ragazzi, il video è durato più di mezz'ora. Bene, brava Jessica che deve editare. Allora, benissimo, benissimo. Va bene. Quindi, stavo dicendo, sì, ho anche Telegram, per chi volesse contattarmi lì, me lo dica, lascerò il link per essere contattata. Nulla, veramente vi lascio. Un bacio grande e grazie ancora per l'affetto. Farò un video a parte, al raggiungimento dei 500 iscritti farò un video veramente speciale, ma veramente non so cosa ringraziare. Cosa dire? Ecco, come ringraziarvi, neanche so parlare più.